Amore, sei pronta perché oggi bisogna lavorare sodo. Guarda un po'. Guarda. Ci si può lavorare. Dai, vedrai, che cosa facciamo oggi? Vedrai che alla fine avrò più resistenze di te perché oggi faremo gnocchi alle carote. Gli ingredienti, secondo me ci verrà una meraviglia questa ricetta. Cominciamo con le carote che dobbiamo pulirle perché ci serviranno per il nostro impasto dei gnocchetti. Sono carote di Fucino, che è una zona abruzzese della provincia dell'Aquila. Insomma, si sa, le carote fanno bene alla vista, sono idratanti, sì, antiossidanti, fanno bene alla pelle. Dai, sì, iniziamo a pulire. Cominciamo a pelare, anche perché dobbiamo pelare le carote, farle a quadratini e metterle a bollire, poi tritiamo tutto. Allora, quindi carote bollite, tagliate a rondelle e tritate. Ora uniamo tutto con la farina e andiamo ad impastare. Bello. E aggiungiamo la farina. Perfetto. Perfetto. Mettiamo la farina. Vai. E io un pizzico di sale anche. Sì, dai. E io direi un pizzico di sale e vai. Vai. Comunque adesso andiamo a impastare, anzi continuiamo a impastare finché il composto non sarà più appiccicoso. Mi sa che devo impastare un bel po'. E poi da questo impasto ricaveremo i nostri gnocchi. Allora, bravissimo, perché gli gnocchi sono pronti. Ora andiamo a riscaldare il nostro sugo bianco di fasolari. Quindi in una padella un bel giro d'olio. Ok. Ok. E andiamo a scaldare il nostro sugo bianco di fasolari. Così. Perfetto. Poi metteremo in acqua bollente i nostri gnocchi, in acqua salata. Ovviamente quando saliranno a galla vorrà dire che sono pronti. Pronti. Bene. Un profumo. Che gnocchi! Beh, io direi che adesso impiattiamo assolutamente. Guarda che bella faccia che hanno questi gnocchi. Vero? Ecco. Ovviamente aspettiamo anche le vostre ricette su come fate voi gli gnocchi. Andate sulle pagine social di Assaggi, postate le vostre foto taggando la pagina social di Assaggi, così noi andiamo a rubare anche le vostre idee. Beh, io direi di chiudere il piatto con una spolverata di provolone dolce e una piccola, eccola, fogliolina di prezzemolo. Che meraviglia, che buona. Beh, io prendo la forchetta e assaggio. Vabbè, dai. E alla prossima. Giusto, perché sei gnocco pure te. Alla prossima puntata. Ricette. Gli assaggi. Assaggio.